La parola quotidiana di Dio. Adamo ed Eva, creati da Dio in principio, erano persone sante. Vale a dire, mentre erano nel giardino dell'Eden, erano santi, incontaminati da ogni lordura. Erano anche fedeli a Yahweh e non sapevano nulla del tradimento di Yahweh. Questo perché non erano disturbati dall'influenza di Satana. Erano privi del suo veleno ed erano i più puri di tutti gli esseri umani. Vivevano nel giardino dell'Eden, incontaminati da qualsiasi sozzura, non posseduti dalla carne e nel timore di Yahweh. Più tardi, quando furono tentati da Satana, conobbero il veleno del serpente e il desiderio di tradire Yahweh e vissero sotto l'influenza di Satana. In principio erano santi e temevano Yahweh. Solo in questo modo erano umani. Più tardi, dopo che furono tentati da Satana, mangiarono il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e vissero sotto l'influenza di Satana. Furono gradualmente corrotti da Satana e persero l'immagine originale dell'uomo. In principio, l'uomo ricevette il soffio di Yahweh e non era affatto disobbediente, né vi era alcun male nel suo cuore. A quel tempo, l'uomo era veramente umano. Dopo essere stato corrotto da Satana, l'uomo divenne una bestia. I suoi pensieri furono pieni di malvagità e sudiciume, senza bontà o santità. Non è questo Satana? Hai sperimentato gran parte dell'opera di Dio, eppure non sei cambiato né sei stato purificato. Vivi ancora sotto il dominio di Satana e ancora non ti sottometti a Dio. Costui è qualcuno che è stato conquistato, ma non è stato reso perfetto. E perché si dice che una persona del genere non è stata resa perfetta? Perché questa persona non persegue la vita o la conoscenza dell'opera di Dio e non brama altro se non i piaceri della carne e un momentaneo conforto. Di conseguenza, non ci sono cambiamenti nella sua indole di vita e non ha riacquistato l'aspetto originario dell'uomo come creato da Dio. Queste persone sono cadaveri ambulanti, sono i morti che non hanno spirito. Coloro che non perseguono una conoscenza delle questioni nello spirito, che non perseguono la santità e che non cercano di vivere la verità, che si accontentano solo di essere conquistati dal lato negativo e sono incapaci di vivere ed esprimere la verità diventando sante, sono persone che non sono state salvate. Poiché l'uomo, se è privo della verità, non è in grado di rimanere saldo durante le prove di Dio. Solo coloro che sanno rimanere saldi durante le prove di Dio sono quelli che sono stati salvati. Ciò che io voglio sono persone come Pietro, persone che si prefiggono di essere rese perfette. La verità di oggi è data a coloro che la desiderano e la cercano. Questa salvezza è concessa a coloro che desiderano essere salvati da Dio e non è solo intesa per essere guadagnata da voi, ma è anche per far sì che voi possiate essere guadagnati da Dio. Voi guadagnate Dio in modo che Dio possa guadagnare voi. Oggi vi ho detto queste parole e voi le avete ascoltate e dovreste praticare in conformità con esse. Alla fine, quando le metterete in pratica, sarà il momento in cui vi avrò guadagnato attraverso quelle parole. Allo stesso tempo, avrete anche fatto vostre queste parole, vale a dire, avrete guadagnato questa suprema salvezza. Una volta purificati, voi sarete veri esseri umani. Se sei incapace di vivere la verità o di vivere similmente a uno che è stato reso perfetto, allora si può dire che non sei un essere umano, ma un cadavere ambulante, una bestia, poiché sei senza la verità, il che significa che sei privo del soffio di Yahweh e quindi sei una persona morta che non ha alcuno spirito. Anche se è possibile portare testimonianza dopo essere stato conquistato,
Quello che guadagni non è che un briciolo di salvezza e non sei diventato un essere vivente in possesso di uno spirito. Anche se hai sperimentato castigo e giudizio, la tua indole non si è rinnovata o modificata di conseguenza. Sei ancora il vecchio te stesso, appartieni ancora a Satana e non sei qualcuno che è stato purificato. Solo coloro che sono stati resi perfetti hanno valore e solo le persone di questo tipo hanno guadagnato una vita autentica.